Oggi vediamo come realizzare questa animazione. Allora, selezioniamo la nostra clip che utilizzeremo come sfondo. Prendiamo la traccia video e la spostiamo all'interno della nostra timeline. Tasto destro, Open in Fusion Page. Ok, adesso come al solito diamo dei nomi ai nostri nodi. Questa la chiamiamo sfondo in questo caso. E questo sarà il nostro output. F2 come al solito per dare un nome ai nodi. Ora, quello che vogliamo fare è dobbiamo tracciare il movimento che ha praticamente questo fogliettino giallo che utilizzeremo come, come porzione dell'immagine per inserire la nostra seconda clip. Ok? Quindi come si fa questa cosa? Allora, ci posizioniamo alla traccia 0. Quindi aggiungiamo il nostro planar tracker. Ok. Diamo un attimino un po' più di spazio e fit. Ok. E adesso andiamo a disegnare il nostro rettangolo. Ok, selezioniamo la pennina e andiamo a tracciare il nostro rettangolino. Perfetto. Selezioniamo Hybrid Pontaria, se posizioniamoci sulla timeline a 0, facciamo il set e abbiamo... No, oddio. Dobbiamo fare questa operazione sulla traccia d'inizio, altrimenti rischiamo di fare un bel casino. Ok, via. Ok, ora abbiamo fatto il nostro tracciamento. Dobbiamo adesso fare il corner pin come operazione. Dobbiamo posizionare questi punti esattamente agli angoli che ci interessano. Ok? Perfetto. Ok. L'operazione deve essere sempre fatta alla traccia 0. Allora, quindi adesso praticamente che cosa facciamo? Andiamo dal media pool, selezioniamo la clip, ok, damogli un nome, cagnolina, e l'output della cagnolina lo andiamo a collegare al corner pin del planner tracker. Eccola qua. Come vedete, adesso abbiamo la nostra clip all'interno della quale ci sarà la seconda clip. Facciamo il play, in automatico il sistema riuscirà a girare, diciamo così, l'immagine in modo da adattarla in base alla selezione che abbiamo fatto. Ok, questo non è il risultato finale, dobbiamo fare ancora alcuni accorgimenti, perché in pratica ora, se andiamo un attimino, premiamo stop, togliamo un attimino. Se vedete bene, qui abbiamo uno scalino, vedete? Ok? Dovuto, diciamo così, da questo reggifoglio. Così è vero, ma cavalletto. Quindi, quando andiamo a visualizzare la nostra clip all'interno dell'altra, praticamente in realtà, quando andiamo a visualizzare la nostra clip all'interno dell'altra, in realtà questo scalino non si vede, ok? Questa cosa si può risolvere, ok? Come si risolve? Si risolve aggiungendo una maschera, ok? Quindi aggiungiamo all'interno, selezioniamo la cagnolina e aggiungiamo una maschera, ok? Questa maschera adesso praticamente la andiamo ad editare nella seconda finestra, nella prima finestra in realtà, ok? Ora, per prima cosa apriamo l'X-Pattern. Come vedete, la maschera adesso praticamente è tutta nera, quindi significa che qualsiasi immagine si esce dal nodo cagnolina in realtà non viene visualizzata perché la maschera è in negativo. Quindi andiamo sull'X-Pattern
e clicchiamo qui invert. Ok, adesso abbiamo ripristinato la situazione così come era prima. Ora quello che dobbiamo fare adesso praticamente è disegnare un rettangolino qua sotto in modo tale che vada ad escludere dalla maschera la parte relativa al sotto del cavalletto. Ok, dunque come facciamo questa cosa? Facciamo utilizzando un poligono. Ora quindi disegniamo un poligono sotto qui nella maschera e che andremo poi a correggere in un secondo momento. Allora chiudiamo l'expander e facciamo un po' di spazio. Come vedete qui il rettangolino praticamente non è corretto. Allora che cosa facciamo? Andiamo a spostarlo fisicamente, ok, in modo tale che vada esattamente a matchare la seconda. Ok, perfetto. Ok, come vedete adesso praticamente abbiamo il nostro rettangolino esattamente ok, perfetto. E quindi c'è un piccolo errore, adesso questa la possiamo anche togliere, c'è un piccolo errore come vedete qui nella cornice. Ok, allora selezioniamo il nostro planar tracker, aumentiamo un attimino lo zoom e posizioniamo un po' meglio il rettangolo. Ok, perfetto. E adesso la nostra animazione è completa. Ok, per il momento è tutto, linea allo studio.